La biblioteca provinciale dei Frati Cappuccini di Bologna aveva la necessità di riordinare i fondi antichi provenienti dalla chiusura dei conventi cappuccini della provincia dell'Emilia-Romagna. Si è colta la disponibilità del Liceo Scientifico Fermi di Bologna ad attivare una collaborazione attraverso l'alternanza scuola-lavoro in biblioteca e da qui prende vita il nostro progetto. La nostra attività di scuola-lavoro consisteva nel spolverare dei libri antichi dal XVII secolo al XVIII secolo, diciamo, e tra questi ne abbiamo trovati alcuni che avevano il timbro dell'Inquisizione. Per spolverare i libri usavamo un pennello apposta, detto pennellesse. Dovevamo pulire la copertina, poi pulire i bordi e infine spolverare il frontespizio. A noi arrivavano i manuali già spolverati e noi dovevamo compiere un lavoro di rinnovamento della pergamena che copriva la copertina del libro con un liquido a base di alcol ed acqua. Nel pulire avevamo del cotton fioc o del cotone che strofinavamo sulla copertina e sulle pagine del volume con un procedimento molto delicato e lungo che consisteva in certi casi anche aggiungere pezzi, sostituirli e poi all'interno del libro magari togliere o estirpare muffe o funghi che si erano addentrati nel libro. Per realizzare le scatoline abbiamo utilizzato un cartoncino speciale fatto apposta per preservare i volumi antichi e non danneggiarli. Abbiamo innanzitutto preso le misure dei volumi, poi attraverso tecniche di restaurazione utilizzando strumenti appositi, apportando le apposite pieghe, abbiamo appunto realizzato le scatoline. Serve appunto per preservare il volume antico nel tempo, per non fargli prendere polvere e quindi non farlo deteriorare. La catalogazione è stata fatta sia perché così la biblioteca avesse un'idea del numero di libri che essa contiene, quali libri contiene. Abbiamo quindi preparato una tabella Excel in cui inserivamo la provenienza del libro, la città di pubblicazione, il titolo, l'autore, se ha un timbro o meno e la collocazione vecchia e quella nuova della biblioteca in cui è adesso accolto. E inoltre abbiamo cercato quei libri che poi verranno esposti nella mostra, divisi per argomenti. L'esperienza è stata fondamentale per i ragazzi del liceo scientifico, quanto è stato per loro il primo approccio nei confronti della conservazione del materiale archivistico librario. Ed è stata un'emozione seguirli in quanto molto attenti ai particolari e non solo del contenuto dei testi visionati, ma anche ai particolari nei confronti della conservazione.